Una scelta iconografica che a più riprese diciamo voi utilizzate, perché durante lo spettacolo sul fondo del palco scenico una serie di scritte appaiono sovrapposte ad una serie di immagini in movimento che propongono però il frattale, no? Sì. Quindi questo elemento in apparenza vario ma nella sostanza identico e quindi molecolare e ripetitivo, ossessivamente ripetitivo. Perché la scelta di questo elemento visivo? A te la parola, perché... La scelta di questo riferimento visivo viene dalla copertina di un libro di Huxley, che è Le porte della percezione, che come forse ricordi, mi sembra siamo Mondadori, è un frattale coloratissimo che io avevo sul tavolo per tutto il tempo che stavo lavorando, e a forza di guardarlo un giorno ho detto questo deve essere il manifesto, o comunque da lì deve nascere l'idea di Fade into Black, perché è, come dicevamo prima, no, l'opposizione proprio, coincidenza oppositore. Allora ne ho parlato con lui, poi ci siamo messi a giocare sui frattali e poi... È venuta fuori questa animazione. L'idea che appunto tutto questo mondo infinitamente colorato, che è un mondo appunto, come dici tu, ripetibile, dove le dimensioni cambiano però le strutture sono le stesse, che poi alla fine è il nostro mondo. È la morte appunto di quel teatro, esatto, che finge di essere vario. È quello da dove arrivano queste come delle... dei cerchi concentrici in un lago, queste parole che poi svaniscono anche loro, vengono portate via, questa specie di così delirante immagine colorata che poi tra l'altro fece. Era il nostro obiettivo, era, noi l'abbiamo anche accostato per esempio a canzoni abbastanza note, molto popolari, ma anche molto ripetitive, proprio la versione rock di Kiliminoto, esatto. Che è stato mai, ma mi sembrava anche uno spezzone di Ryuichi Sakamoto, forse. C'era un sì, giusto? Buon orecchio. Esatto, c'era ogni tanto c'è questa atmosfera siderale. Esatto, sì, che viene da sonorità comunque di matrice elettronica che aiutano la rigidità di una scena, che le luci dietro dei pannelli diciamo opachi rende vive di volta in volta la Mondrian oscure, di volta in volta in stile quasi camera mortuaria, tanto che poi c'è una scena che ricorda un po' l'assassinio di Barat, sì, una citazione non voluta. Da chiamare Caravaggio. Esatto. Non potevamo mettere un chiaro, cioè un chiaro scuro ci voleva. Esatto. Ce l'aspettavamo tutti. Mancava un drappo rosso. E poi c'è il finale. C'è un finale rosso. C'è un finale in cui appunto una... Non lo raccontiamo, il finale. Fade into Black, finisce in rosso. Immaginatevi voi. Va bene, io vi ringrazio tantissimo. Vogliamo ricordare questo spettacolo, comunque degli altri vostri progetti caldi o comunque di pronta beva, visto che parlavamo di vino. Beh, la Residenza Idra sta producendo molti spettacoli prossimamente, sempre in questo spazio che ormai sta gestendo. Il prossimo spettacolo è Brutto, di Alessandro Quattro e Alessandro Mor, sia la regia che l'interpretazione. È uno spettacolo molto interessante, secondo me, ed è un po' sulla linea di quest'ultimo, ed è comunque anch'esso fa parte di una progettualità molto più ampia, che è una progettualità che noi chiamiamo con le sue dramoletti, cioè dei pezzi che noi abbiamo costruito adesso, non l'abbiamo detto, perché sarebbe stato importante. Sì, questa citazione bernardiana. Post-hoc, è totalmente post-hoc, nel senso che io ho scritto un atto unico perché alla residenza di Travers, dove è stato Renato Black, bisognava scrivere un atto unico. Poi quando ho ragionato su come lavorare su questo, perché c'era un mio tutor che è Oliver Bukowski di Berlino, sosteneva che bisognava ampliarlo, spaccarlo all'interno e farlo diventare un atto full-length play, no? E secondo me questa cosa non era proprio vera. E poi dopo tanto tempo ho capito che qui doveva rimanere così, ma forse che era un frattale. E stiamo costruendo dei frattali, quindi tra poco debutterà un altro spettacolo che avrà delle tematiche che vanno intorno a quelle del nostro progetto, e sempre sul, diciamo, sul potere, Brutto appunto, l'uccisione famosa da Shakespeare. Però è tutta una revisione drammaturgica, quindi del testo ormai non rimane nulla, però è una riflessione sul potere e su come viene utilizzato questo potere, quindi ancora rientriamo in questo discorso, però è più vasto, non si riferisce più al teatro ma ad un altro tipo di cosa, e anche questo è una durata breve, intorno ai 40 minuti,
ormai stiamo lavorando tutti su gramoletti e, su, e quindi con strutture che non arrivano più oltre i 40 minuti. Questo anche perché ci interessa sfatare questo discorso, perché per fare la serata bisogna arrivare a un'ora. Cioè noi adesso ad esempio abbiamo infilati tre di gramoletti oggi e durano un'ora e mezza, ma potremmo avere, fare la scelta di fare uno o due o uno prima e l'ultimo, perché e cosa, dire, distingue, morbida. Cosa distingue il gramoletto dalla performance? Il dramoletto secondo me ha un innanzitutto la performance è più legata al discorso dell'autore, cioè l'attore, in certo senso, cioè come attore, quello che agisce, che non ha, come dire, diaframmi rispetto a quello che sta facendo, cioè fa quello che fa. Mentre qui c'è, come dicevo prima, un grado di finzione altissimo, anzi più alto è, più io sono contento. E quindi secondo me questo distingue moltissimo il discorso dei dramoletti, cioè il teatro, diciamo così, tra virgolette come si immagina, classico, e la performance vera e propria. Domani etimologicamente, cioè sì. Questo comunque è un mini dramma, cioè c'è molto autore qua. Esatto. La tua ricerca scrittorica dove sta andando? Guarda, meglio non te lo dico, il prossimo testo si chiama Buio. Però è stato messo prima questo titolo. Scusate, ma io metto la parentesi colorata, prego. Io volevo cambiarmi in treno, perché non facevo tempo a cambiarmi a casa, poi ho detto no, è destino. Faccio la maglia colorata in questa scena. No, però... verde speranza. Va bene, e invece la tua ricerca teatrale? La mia ricerca teatrale mi porterà verso la performance, perché adesso stiamo lavorando su una performance decisamente molto diversa da questa, molto più berliniana come tipo di stile, molto più provocatoria rispetto al pubblico, e si intitola Joy, ed saremo due attori e sarà decisamente più, come dire, appunto quello che ho detto prima, cioè l'attore fa quello che sta facendo, non c'è diaframma, non c'è finzione in quello che stai facendo. Richiede al pubblico anche un rapporto, non c'è più quarta parete, non esiste più una dimensione, cioè è tutto un altro tipo di impostazione. Questo perché io sono, come dire, sono abituato a diversi tipi di impostazioni registiche e mi piace lavorare sia in una direzione sia in un'altra, essendo molto chiaro rispetto a quello che sto facendo.